Buongiorno e buona giornata e buon giovedì 18 febbraio 2021, puntuali 10:30, dopo un ripassino in previsione dell'esame di domani del modulo 4 della patente europea del computer. Un attimo incrociando le dita che vada bene. Allora, veniamo alle recensioni delle puntate della scorsa notte di WWE NXT e All Elite Wrestling Dynamite. Ovviamente partiamo da WWE NXT, qui grazie agli amici di Spazio Wrestling, tra parentesi Adam Cole scatenato. Show che si apre con Kyle O'Reilly che chiama sul ring Adam Cole per le spiegazioni di quando ha fatto lo stesso Cole a TakeOver Benghazi, ma Cole non si presenta sul ring. Shotzi Blackheart e Ember Moon hanno battuto Candice LeRae e Indi Hartwell. Leon Ruff ha battuto Isaiah Swerve Scott. Casey Catanzaro e Kaden Carter hanno battuto Aaliyah e Jessica Mea con l'assistenza di Robert Stone. Poi, come già precedentemente pensato da me ieri, le campionesse di coppia femminile Nia Jax e Shayna Baszler si sono presentate e confrontate con coloro che hanno vinto la prima Dusty Cup femminile della storia di NXT, Raquel Gonzalez e Dakota Kai. E chissà se magari questo match lo potremo vedere già ad Elimination Chamber, vedremo, o magari poco più in là. Kushida ha battuto Tyler Rust, Zoe Stark ha battuto Valentina Feroz, Pete Dunne, Oney Lorcan e Danny Burch hanno battuto Finn Balor, Kyle O'Reilly, Roderick Strong, Adam Cole, che poi nel post-match ha attaccato Finn Balor e Kyle O'Reilly mettendoli KO col suo super kick. Quindi, cari amici, a questo punto possiamo dire che la rottura di Adam Cole con l'Undisputed Era è veramente definitiva. E chissà, magari, se appunto al posto di Cole possa subentrare insieme a Kyle O'Reilly, Roderick Strong e il fermo al momento Bobby Fish, Finn Balor. Poi passiamo avanti, ora dedichiamoci a Dynamite, ma prima volevo dare la notizia che ho letto prima di venire in onda in questo video, che praticamente NXT ha registrato il marchio di NXT Evolve, quindi si partirà, al momento non si conosce però la data, con questo nuovo show NXT Evolve, dato che comunque teniamo presente che Raw e SmackDown sono due Raw molto molto trapiantati bene, invece NXT ovviamente ha molto bisogno di crescita e di farsi conoscere in giro per il globo. Ah. Infatti, per esempio, qui nell'articolo si dice che più o meno siano stati girati già in una piccola arena alcuni episodi come performance center temporanei, ma ovviamente vedremo più avanti. Ora passiamo a Dynamite All Elite Wrestling. Matardi e Hangman Adam Page hanno battuto gli Hybrid 2. Hardy si prende lo schienamento su Angelico dopo una Twist of Fate. A fine match Hardy e Adam Hangman Page parlano del contratto che Page ha firmato settimana scorsa, che stipula che il 30% dei guadagni dello stesso Adam andrà a Matardi. Adam dice invece che a Matt ha firmato un contratto e a quanto pare dovrà dare il 100% dei suoi guadagni per i primi 3 mesi del 2021. A questo punto viene ufficializzato un match tra i due dove il vincitore si prenderà un quarto dello stipendio annuale dell'altro. Alla fine del segmento Hardy attacca Page con Isaiah Cassidy degli Hybrid 2.
Ma salvare il cowboy arriva il Dark Horde, sempre iniziata quindi la faida tra Matardi e Hangman Adam Page. Nel backstage l'Inner Circle rilascia un'intervista, Santana e Ortiz dicono che stasera vinceranno i titoli, mentre Jericho parla di Sammy Guevara. Inizialmente incolpa anche MJF per il suo addio, ma poi dice che la colpa più grande è stata proprio da parte di Sammy Guevara. Jericho dice che Sammy è morto per lui e che non vuole più sentirne parlare. Rhea sconfigge Serena Deeb e passa alle semifinali del tabellone americano, quindi che arriva in finale combatterà contro un'altra wrestler proveniente dal tabellone giapponese e la prossima avversaria di Rhea sarà Thunder Rosa. Ci viene ricordato il match del 3 marzo a Dynamite che vede contrapposti Shaquille O'Neal e Jade Cargill contro Cody Rhodes e Red Velvet. Orange Cassidy batte Ladder, il team Taz cerca il confronto con Sting. Lo stesso Sting va nel ring da solo e getta anche la mazza da baseball. Sting attacca Brian Cage, ma il figlio di Taz riesce a distrarre lo Stinger che viene poi steso da Brian Cage con una powerbomb. Il primo confronto fisico, quindi per The Icon Sting, finisce male. Kenny Omega si trova in un asilo e racconta una storia alla bambina. Il campione mondiale l'Elite ha poco tempo e quindi dovrà andarsene però al posto suo. Michael Nakazawa rimane a giocare con i bambini. I bimbi non ci stanno e picchiano tutti insieme Nakazawa. Gli Young Bucks battono Santana e Ortiz e riescono a conservare le cinture di coppia dopo un match molto fisico. E dopo la contesa, l'Inner Circle si scaglia sui due fratelli. In soccorso arriva Brandon Cutler che viene subito spazzato via, e poi arrivano i Good Brothers, che senza attaccare nessuno sgombrano il ring. L'Inner Circle ha danneggiato abbastanza gli Young Bucks, facendoli addirittura battere durante due sottomissioni combinate da parte di MJF e Chris Jericho. Gli FTR battono i Sydal Brothers, a fine match Lucha Express attaccano gli ex campioni tag team, cioè gli FTR. Jon Moxley, Lance Archer e Rey Fénix battono Eddie Kingston, Butcher and Blade. A fine match i Good Brothers attaccano Moxley e Kenny Omega. E Kenny Omega sfida quest'ultimo ad un Exploding Barbed Wire Death Match valido per il titolo mondiale della All Elite. Quindi praticamente andiamo a chiudere il video delle doppie recensioni andando a fare una ricapitolazione di quella che attualmente è la card del primo pay per view della All Elite del 2021 di domenica 7 marzo, quindi Revolution a Jacksonville in Florida al Daily's Place. Abbiamo al momento gli Young Bucks, Matt Nick Jackson contro l'Inner Circle, Jericho MJF con assistenza di Wardlow per le cinture mondiali di coppia detenute dagli Young Bucks. Poi il team Taz, Brian Cage e Ricky Starks con assistenza di Taz contro Darby Allin e Sting in uno street fight 2 contro 2. Poi ricordiamo il match singolo per il titolo femminile mondiale Hikaru Shida contro la vincitrice del torneo, quella poi abbiamo detto con la finale che sarà una del tabellone giapponese e una del tabellone americano, Big Money Match con appunto un quarto dello stipendio, Hangman Adam Page contro Matardi, Cody Rhodes contro Scorpio Sky contro Pain Zero Media, mancano altri tre partecipanti al Face of Revolution Ladder Match. Chi vince avrà una futura opportunità per il titolo TNT, Kenny Omega contro Jon Moxley in un Exploding Barbed Wire Death Match per il titolo mondiale All Elite massimo campione. Ovviamente
Per esempio, quest'ultima stipulazione che sinceramente presumo che sia molto speculativa e che anche abbastanza nuda e cruda, quindi poi vabbè, diciamo che quando ci sarà l'evento anche ci dedicheremo ad analizzare e a commentare il tutto. Quindi io vi ringrazio, credo che per quanto riguarda oggi vediamo, ecco, vi dico questo, vediamo un po' se riesco in termini di tempo, magari faccio così un videoclip dedicato alla UEFA Champions League, alle quattro sfide giocate tra ieri e martedì. Quindi buon proseguimento di giornata a tutti, noi ci vediamo alle prossime occasioni e dire sempre viva la positività, sperando che domani l'esame va bene, ciao!